Forse grande uomo, e c'è raffigurato il marito è morto. Questa è la nostra azienda. Ah, questa è la vostra? Sì, prego, puoi andare. Mi sia preparato. Silve. Che facciamo? Siamo produttori e artigiani del marmo, lavoriamo in marmo. Voi non lo comprate così. Noi abbiamo anche, facciamo pavimentazioni, rivestimenti in bagno, cucina. Sì, questo è stato realizzato tutto da noi. Questo è orice bianco. L'orice è un marmo vetroso che è molto particolare, è anche un marmo pregiato, che valorizza una cosa di oggetto particolare. Abbiamo realizzato anche un gabinetto molto particolare, l'abbiamo messo anche in sorteggio per la fiera. Ah, in sorteggio? Sì. Qua c'è sempre anche il tocco di mio padre, perché lui è l'artista del marmo. Lui è l'artista. Lui è l'artista, quindi... Quanto lavoro, vero? Mescolo. La famiglia, l'azienda ha una storia particolare perché anni fa, 40 anni fa, ospitarono un indiano e per 40 anni è venuto a lavorare, ha lavorato in questa azienda. Ora è dovuto partire perché il figlio... Dopo 40 anni è andato via. E lui ha pianto tantissimo. Certo, 40 anni è un figlio. Questo ricordo che era un fratello. Un fratello, un padre. Ah, perché era più grande. Grande. 82 anni. Un padre, veramente, fratello e padre. È una cosa molto bella, è stata, però purtroppo poi è brutta la separazione, ma non è facile dimenticare queste cose. Ma non avete perso il contatto? No, tramite WhatsApp, tramite Facebook. Sì, vi sentite con... Anche per telefono. Certo. Una volta magari era difficile. Oggi... No, ora grazie a Dio, mamma mia, la tecnologia... È davvero una cosa molto bella. Distanze. Questa però qua con un circo faceva il buttafuoco. Fanchino. Si è trasferito qua a casa vostra ed è rimasto 40 anni a lavorare nell'azienda. Ah, fortissimo. Ah, quindi faceva il fanchino, quindi camminava. Lui poi è diventato anche cittadino italiano. Ma se n'è andato anche con... lui si voleva ritornare, posso ritornare. La doppia cittadinanza. È in questi tempi che si parla tanto di queste cose. Integrazione di altri tempi. 40 anni fa non si pensava. Queste cose non fa. No, certo. No, questo è anche da parte loro l'accoglienza è una cosa importantissima.
questo è un senso di apertura, di bello. Lui si è trovato bene perché i barresi sì. sono accoglienti alla fine. Sì, sì, ma è così. No, cioè, alla fine spesso certe problematiche si vivono male perché non si conoscono. Mentre quando poi ci metti davanti la faccia una persona, vedi un po' che poi i cuori si aprono. Io porto sempre come paradigma il fatto che i nostri conterranei sono stati all'estero per cercare lavoro e quindi hanno vissuto le stesse difficoltà e quanti che vivono esatto. e quanti sia in Europa che fuori dall'Europa. Quindi, se... Poi però chi fa notizie sono se si quei 3-4 esatto, che magari... delinquono. Purtroppo. No, le terze generazioni governano lì anche processi importanti sia politici che sì, imprenditoriali, sì, quindi sì. dobbiamo aprirci a questo tipo di è vero, prospettiva. Andiamo. Facciamo il giro di qua? Sì, sì, sì. Poi ci saranno due corpo e no, però ci sono. Un altro giovane imprenditore, un altro giovane imprenditore. Piacere, bravo. Bravo. Sono delle casseforme a prendere per costruire il perimetro di un fabbricato. Sono nuove tecniche antisismiche in classe A per il risparmio energetico. E questo dove si mettono? Dentro il muro? No, si crea il muro. Qua è come se stiamo vedendo il solaio di un qualsiasi fabbricato, poi lo stiamo vedendo dall'alto verso il basso. Ah, ok, ho capito. Mentre là vediamo proprio il muro come si realizza. Sì, sì, in sì. Ah, questo qua è il muro. Qua siamo quasi ai livelli che i termosifoni o i condizionatori non servono pochissimo, hanno bisogno solo di un apporto calorico di un'ora e mantiene per le altre 22 ore. Bel prodotto che hai presentato, complimenti. Ha inventato l'azienda per fare un bel prodotto, speriamo che noi siamo infatti. Quelli che lo commercializziamo qua in Sicilia e lo sottotitoliamo. Non c'è più tutto il lavoro che c'era una volta. E io creo il disegno della anche i consumi energetici, come energetici, sì, costi ma i costi sono relativi. Non è quello che ha fatto, non è quello che ha fatto. Poi qua andiamo a mettere il cartongesso, mettiamo solo un pannello di cartongesso all'interno, all'esterno con una mano di rasatura. Questo viene pieno di ferro, anche ferro, come vede là, se il ferro viene nel mito in calcio su, faccio il sismo e tutto questo motivo. Adesso che il corso intensivo di ingegneria. Arrivo contento a casa per giocare con i miei figli. Certo. C'erano blocchi che si riempie di... Ah, ecco. Perché questa è dentro anche. Queste sono i travetti e le pignale, le chiamate le pignatte. Ora sono pure in polisterolo. Leggero, isolato, il calore che creo io a casa mia non lo regalo a nessuno. Però il fatto che ci si affida sempre al cacciastruzzo, il cacciastruzzo quando si prende acqua, ossigeno... Ecco, no. Questo qua è impermeabile, questo non assorbe, se lei lo mette in mezzo all'acqua non assorbe. Domande. No, è una domanda giustissima, è quella che fanno tutti, però... Ed è così, no, non assorbe. Quindi si cambia il modo di questo. Sì, si cambia. C'è un'altra,
fortissimo. E c'è qualcuno che già comincia a costruire così qui? Io su San Cataldo Caltanissetto ho già realizzato una decina, 10-12 villette. Ah, però non siete di Barrafranca? Io sono di San Cataldo, Salvatore di Barrafranca, con cui collaboro e stiamo cercando di spingere un po'. E qui c'è qualcuno che già comincia a costruire? Stiamo cercando. Nella mentalità. Se mi faccio una casa, io la faccio così. Però c'è qualcuno che qualche preventivo l'abbiamo realizzato già. Sì, sì. Ora siamo in fase di assestamento del prodotto. Beh, chiaro. Però c'è molte persone che cominciano a interessarsi. Sì, sì. Anche se uno spiega il prodotto bene. A livelli costi siamo 80 quando, o addirittura qualcosina in meno. Perché qua la manodopera si abbassa di molto. Il prodotto costa di più, il materiale costa di più, la manodopera incide meno, quindi alla fine la proporzione che costa qualcosina in meno, ottenendo il risultato migliore. Certo. Bene. E allora ci siamo grazie. A posto di casa. Abbiamo. Grazie. Di nuovo. Questi sono. Paternò Tecno Impianti. Buonasera. Sì. E tu segui papà? Sì, ho seguito le orme di papà. Ora lui è il titolare. Sono il titolare di questa piccola azienda, diciamo. Mi sono messo in proprio, mi sono diplomato e quindi poi andando avanti grazie al lavoro che faceva papà prima, quindi mi sono avviato un po' da solo. Riscaldamento, impianti d'allarme. Insicuri, quindi è importante. È importante anche rinnovarsi, che i giovani si mettano in gioco. Ci mettiamo in gioco. Quante partite nell'oratorio con... Con buona rondana. Ma sono ragazzi, sono giovani, noi abbiamo il fiatone. Bravo, scusate. Io so usare il moto zappa, ce l'ho a casa. La macchina agricola è enorme. Buonasera. Buonasera. È bellissimo. Vabbè, qua c'è uno dei titolari di Garziano. Ciao Tino. Buonasera. Buonasera signor. Buonasera, piacere Marco Garziano. Dove siete? Lazzarino. Lazzarino. Ah, da Lazzarino.
Sì, sono mezzi. Mamma mia! Enormi. Buonasera. Che bello! Hai visto? Hai visto qua? Una casa sposta! Mamma mia! Ma con questo che si fa? Che uno può... Si esce anche da me, ma non è che uscire sempre. Qua ci sono anche altri sempre partecipanti di mezzi pesanti. Così li andiamo, qua, ce li andiamo a salutare, in giro, sì, così. Andiamo a salutare gli altri partecipanti. Sì. Ah, da questa parte. Sono macchine belle. Ma costeranno un sacco di soldi. Qui abita. No. No. Abbiamo realizzato anche la zona agricola. Ci sono anche pezzi pesanti, c'è la pressione anche. Però dobbiamo fare venire le persone. Non ci sono, non ci sono ancora i titolari. Ancora i titolari non sono venuti. Allora, scendiamo di qua e andiamo direttamente in piena. Se faccio una mano, una bacchiatura, ora... Le spiego, io sono un produttore di mandorle, come funziona? Allora, praticamente questa è la pinza che abbraccia il tronco dell'albero di mandorla, poi c'è l'ombrello che chiude il perimetro dell'albero e si scuote con questo. Tutte le mandorle cadono là dentro e lì c'è la smallatrice che pulisce la mandorla e poi viene messa nel cassone. Fortissimo. Però quindi, certo, per poter fare questo tipo di lavoro il coso, la distanza. Generalmente il sesso è di 6x6 l'impianto, 6x5 minimo. Impianti ormai specializzati, quindi, tutti quindi, giovani. Quindi per i nuovi. Sì, nuovi impianti. Ma ormai qui tra Barra Franca, Pietra Persia e Mazzarino, tutti i nuovi impianti, utilizziamo quasi tutti questi. Mentre i vecchi impianti no. I vecchi impianti è più difficoltoso. Si riesce pure, però è molto più difficoltoso. Deve considerare che il comune zona tra Barra Franca, Pietra Persia. Sì, sulla parafranca c'è un volume d'affari di 15-20 milioni di euro all'anno. Ah, quindi io pensavo che fosse più Mazzarino. No, Barra Franca. Mazzarino è il più grande, il grossista commerciante. Bon Giovanni, che dovevo andare. Sì. Ora perché Mischino. Però il maggiore produttore è Barra Franca. Adesso farci senso perché. Ad implementare sempre di più può essere il questo è pure una macchina per raccogliere non c'è
Stasera, grazie davvero per tutto. Invece io quando andiamo nel palco, se andiamo nel palco, dove è Salvatore? È un giapponese per una compagnia. Faccio vedere. Sono precari. Siamo con l'orga. Siamo. Non
Siamo con Tino Passarello, l'organizzatore della fiera, il presidente dell'associazione fieristica barrese ed è l'organizzatore di questa prima edizione della fiera del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato. E oggi il taglio del nastro è un'emozione indescrivibile. Ci credo. Dopo quasi 6 mesi di pianificare e organizzare un evento del genere, non è semplice, non è stato semplice, però abbiamo affrontato tutti, siamo riusciti in tutti i modi di poter realizzare un evento del genere che neanch'io mi aspettavo che si creava. Voi avete creato un'associazione, sì. La maggior parte sono giovani, coloro che sono qui all'interno degli stand. Questo significa che voi amate la vostra terra e non volete andare fuori, come fanno molti giovani. Questo è importante, ovvio, questa è la cosa principale che vogliamo noi, almeno i ragazzi di cui ho avuto modo anche di partecipare anche quando... convincerli alla partecipazione alla fiera. C'erano un po' di persone che erano contentissime di fare questo evento perché credono a un risveglio della produzione per Barra Franca, per anche nei paesi limitrofi, perché anche non voglio solo che Barra Franca, neanche tutte le zone limitrofe, che sia anche una possibilità per crescere tutti, per andare avanti. Tu all'inizio sicuramente per organizzare questa fiera, poco fa lo dicevi, hai trovato anche delle difficoltà, sì. Ma che cosa ti ha fatto andare avanti e crederci? Se oggi sei qui, per te è un risultato positivo? Ho avuto anche sostegno anche da parte di mio padre principalmente, anche il mio suocero, nonché Salvatore Ferrera, che è anche uno dei fondatori dell'associazione fieristica barrese. Che mi hanno appoggiato tantissimo, tantissimo veramente. Poi ho avuto anche la forza di me stesso di credere, Ma da solo non avresti fatto no, niente. Da solo non vai da nessuna parte. Qui ci sono produttori barresi e essendo che Barra Franca è anche dedico all'agricoltura, ci sono anche tanti mezzi agricoli. Sì. Quando hai detto di partecipare alla fiera, loro si sono mostrati già subito. Cioè, qualcuno sì, qualcuno no, perché i tempi quelli che sono lo sappiamo, non è che. Non è facile, però chi crede è sempre una speranza, che, come si dice, la speranza è l'ultimo a morire. Nell'organizzazione qualche nota positiva sicuramente l'avrai trovato, amici che hanno creduto in questo progetto, sì. Amici che si sono allontanati. Tu sei stato uno di questi, sì. Tu sei stato uno di questi veramente, che mi hai appoggiato. E allora qual è l'obiettivo? Continueremo a realizzare fiere del genere per Barra Franca, oppure qualcuno fare qualsiasi evento, spettacolo, per il lavoro barrese, anche per i paesi limitrofi. Ti stanno ascoltando tanti emigrati barresi, sicuramente è un orgoglio anche per loro, perché un giovane sta organizzando questa fiera. Che cosa vuoi dire a loro e ai giovani che sono andati via? Ovunque loro siano, è giusto che le scelte che hanno fatto, che non si deprimono e cercano di andare avanti con tutte le forze, perché lo so, anche andare fuori non è semplice, è molto rischioso, capisco anche i disagi che si possono avere. La cosa che gli voglio dire è che dovete credere in voi stessi sempre, ovunque siate. Noi qua ci proviamo per far crescere il nostro paese e la nostra Sicilia, perché la Sicilia è bella. E Barra Franca li aspetterà sempre. E Barra Franca li aspetteremo sempre. Okay. Grazie.
Ringrazio anche Radio Luce e tutti i loro collaboratori. Grazie. Piolo! Piolo! Mi dica! Ma fare qualcosa, no? Immagina, a me che ti odio, perché ho visto proprio il prosciutto, siamo con l'assessore, il vice sindaco Giuseppe Vetriolo, e il comune ha dato il patrocinio a questa amministrazione, un evento che non si organizzava da anni. È sicuramente una nota positiva per Barafranca. Sì, abbastanza. Ringraziamo intanto gli organizzatori e tutti gli espositori che hanno deciso di partecipare a questo primo evento della Fiera dell'Artigianato, perché prima si faceva in un periodo completamente diverso. Adesso gli organizzatori hanno preferito utilizzare questo periodo perché è un periodo, diciamo, migliore per attirare persone dai paesi limitrofi. Il comune ha dato il patrocinio gratuito con enorme piacere, abbiamo collaborato l'organizzazione nel rilascio delle autorizzazioni con la questura, con i carabinieri, con l'ASP e con tutto il resto, cercando di fare del nostro meglio. Speriamo che in questi tre giorni Barafranca veda un po' di luce, che questi eventi vengano ripetuti ancora nel tempo e negli anni, sperando che questa manifestazione si affermi come lo era una volta. Come lo era una volta negli anni 90, poi piano piano è andata scemando. Sì, negli anni 90 la manifestazione raggiunse l'apice, però si spendevano un bel po' di soldini dell'ente comune, perché allora era possibile. Adesso i ragazzi l'hanno fatto completamente a costo zero, non è costato un euro al comune, anzi con la raccolta degli sponsor forse i ragazzi non riescono nemmeno a coprire le spese, però si vede l'impegno che hanno messo perché credono in questo progetto e credono in questa fiera che hanno organizzato. Tante aziende giovani stanno partecipando alla fiera, questo è un segnale positivo. Sì, l'imprenditoria a Barafranca è sempre viva, anche se molti coetanei nostri vanno via per motivi di lavoro, molti altri che rimangono cercano di scommettersi sul territorio nonostante le difficoltà oggettive che ci sono dal punto di vista economico. Speriamo che riescano a farcela perché ne beneficia sia il territorio che la collettività. Tanti mezzi agricoli, la vocazione di Barafranca è agricola e questo è un toccasana sicuramente per gli agricoltori. Sì, ma quanto c'è da lavorare ancora? Tanto. Barafranca, come ben sappiamo, è il fiore all'occhiello della provincia di Enna per lo sviluppo dell'agricoltura. Qualche neo l'abbiamo, purtroppo, ad esempio la diga negli ultimi anni si sta facendo soffrire, sta facendo soffrire il comparto orticolo, che era uno dei volani principali. D'altro canto sta recuperando il mercato della mandorla e gli investimenti sui nuovi mandorleti, che hanno mosso anche l'economia dal punto di vista delle concessionarie. Infatti abbiamo visto dietro la piazza del comune tantissime concessionarie, tantissimi espositori che credono ed investono sul mercato di Barafranca perché hanno un buon riscontro con la vendita dei mezzi agricoli. E allora ringraziamo il vice sindaco Giuseppe Vetriolo. Con grazie noi c'è qui vicino c'è il baby sindaco, vuole dire qualche cosa? Vorrei dire che sono contento di questi tre giorni di fiera che rallegreranno il paese per qualche giorno, soprattutto per noi ragazzi che in estate, finita la scuola ovviamente, il nostro luogo di ritrovo principale la sera è il convento. Quindi siamo contenti di avere questi giorni di festa dove poterci riunire e giocare tranquillamente, scambiarsi delle idee, mangiare qualcosa e niente, divertirsi un po', come giusto che sia in estate. Ringraziamo il nostro baby sindaco Cumia. Daniele. Grazie a voi. Grazie.
Aspettando per l'intervista il vescovo della diocesi di Piazza Alberina, che è venuto qui a Barrafranca, è stato onorato per tagliare il nastro della prima edizione della fiera del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato. A breve l'intervista del vescovo Gisana e del sindaco. A carte. Siamo con il sindaco Fabio Accardi e oggi il taglio del nastro della fiera dove la piazza in questo momento è rivitalizzata del tutto. Sicuramente. Una nota positiva per Barrafranca. Questa è una nota non positiva, io direi di più, perché oggi
si realizza una manifestazione che ha carattere regionale e ha coinvolto numerosi operatori del settore dell'agricoltura, dell'artigianato e del commercio, e tutto si realizza grazie a un'idea di un gruppo di giovani. Io ricordo a gennaio ho avuto la visita di Tino Passerello di Buonincontri, noi abbiamo pensato di organizzare una manifestazione di questo tipo. Dice, lei dice, cosa ne pensa? Dico, guardate ragazzi, andate avanti, perché dico, sicuramente dico, è una bellissima iniziativa, perché dico, Barra Franca ha quei prodotti umani eccellenti che sono i nostri giovani, che sanno bracciarsi le mani, che darsi da fare, e questa è la realizzazione di tutto ciò. Hanno invaso la piazza con gli stand, dall'altra parte abbiamo le macchine agricole, perché vogliamo lanciare questo messaggio che il settore dell'artigianato, commercio e agricoltura in questo territorio, in questo Barra Franca, è sicuramente la chiave di volta per il futuro, per far sì che i giovani barresi, anziché andare fuori, rimangano, per far sì che i barresi vedano che Barra Franca ha delle risorse. Le risorse ci sono, e sono le risorse agricole, sono le risorse artigianali e sono il commercio, cosa che negli altri territori in parte si perde. A Barra Franca invece ancora ci crediamo noi e ci credono pure tanti giovani. Ecco, vuole essere un'opportunità, la prima di altre, un'altra serie di eventi. Durerà 3 giorni, avremo oggi, domani e dopodomani, ci saranno anche spettacoli, e quindi io auguro buon divertimento a tutti e a tutti i barresi che stanno a casa, uscite e venite in piazza a vedere quello che si sta realizzando. Grazie e buona serata. Attendiamo il Vescovo Gisana e poi come un diacono tagliamo il collegamento. Ricordiamo che Radio Luce è sempre presente in queste iniziative, è veramente, oggi la piazza Regina Margherita è rinata del tutto, tante persone, tante aziende, soprattutto giovanili. Ricordiamo c'è ARPA, l'azienda Paternò. Ecco, qui siamo con Vescovo. Siamo in diretta streaming, oggi è qui alla prima edizione della fiera del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato. Tanti giovani che sono in prima linea ed espongono i loro prodotti. Una novità. Sì, non dovrebbe essere una novità, però è bello davvero, ho incontrato parecchi giovani, belle menti, ho anche incoraggiato tutti loro. Perché sono convinto che ormai l'imprenditoria è la strada del nostro futuro, delle nostre zone, perché possano sempre più risuscitare dal dramma della mancanza di lavoro. Ed è vero, cioè questa fiera, tra l'altro organizzata da giovani, è avviata. Tutto questo credo che stia dando alla nostra città di Barra Franca una bella proposta di rinnovamento, di cambiamento, di ripresa, e dà speranza. Penso che la parola chiave in questo momento sia questa speranza, che non è una virtù per coloro che ancora attendono chissà che cosa per i rassegnati, ma è invece una virtù concreta, una virtù che permette di poter intravedere subito dei segni che sono davvero segni di cambiamento. Ha puntualizzato la parola speranza. Purtroppo molti giovani sono andati via dal 2012 circa qui da Barra Franca, circa un 600 giovani, non contando le famiglie. Questo è un danno per la comunità, ma giustamente dovevano trovare un'autonomia, e coloro che sono qui vivono alcuni il dramma della sofferenza perché non hanno lavoro. Che cosa vuole dire a queste persone che soffrono anche in silenzio, che non hanno lavoro? Quelli che sono andati, mi verrebbe a dire, tornate, abbiamo bisogno di voi, perché in genere chi va via è gente con belle menti, bel cuore, desiderosi di voler dare anche una prospettiva
alle loro famiglie e a se stessi ovviamente. Certamente chi invece vive purtroppo nel silenzio questo dramma della mancanza di lavoro, certamente la mia, da parte mia, è una grande consolazione, grande sostegno, uno sprone forte, però ecco, vorrei dire una cosa, cercate di reimpostare in maniera diversa le vostre giornate e quindi anche le vostre prospettive. Io conosco persone che sono partite davvero dal nulla. Nel siracusano due ragazze sono riuscite ad avviare una azienda dalle bucce delle arance. Cioè, voglio dire, ora certo, chi è nella rassegnazione capisco che è nell'oblio, è dentro una condizione diciamo così un po' acritica per certi versi, però ecco, vorrei, questo lo farò certamente con la preghiera ma anche con tutte le mie forze, vorrei che questi giovani sentissero il monito invece di provare a rischiare anche per anche con poco, perché chiaramente sono convinto che questa è la strada del rilancio di una cittadina che davvero vale la pena farla riemergere, perché bella è la cittadina, bellissimi sono i cittadini di Barrafranca. E la ringraziamo, la ringrazio Radio Luce per la sua grazie. Disponibilità. Grazie. 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 Va bene. Sì, sicuramente. Fabio, io vado. Una cosina, ci prendiamo una cosina. €100 sconto 40 su Ma poi non lo sia, ma io mi dico che non lo so.
Maria mi ha spiegato.